Ciao Vivi, come state? Guardate quante cose ho preparato qui oggi per voi, eh. Oggi siete pronti per fare un lavoretto pratico perché dobbiamo costruire l'abaco. Non so se ve lo ricordate, ve l'avevo fatto vedere forse solo una volta a scuola. Questo è l'abaco pieno di palline colorate. Come è formato l'abaco? C'è una base e delle asticelle che vanno messe dentro, vi ricordate? Passato un po' di tempo, eh? Proprio così. Dai, allora facciamo finta di essere a scuola. Ne avevamo tanti a scuola, ma qui purtroppo a casa ne sono riuscita a portarne uno al volo da scuola, ma voi non lo avete. Allora ho pensato che possiamo costruirlo. Allora, intanto come è fatto l'abaco? Ci sono due asticelle e dentro a queste asticelle ci vanno infilate delle palline colorate. Attenzione a non sbagliarsi, perché nella prima asticella ci vanno solo le palline blu, che sono le unità. E guardate un po', contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Più di 9 palline nell'abaco non ci possono andare, ok? Vediamo anche nella asticella delle decine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Più di 9 non ci vanno. Ricordiamocelo questo perché quando poi lo dobbiamo costruire noi, dobbiamo fare in modo che al massimo ci stiano 9 palline. Poi qui dentro ci sono altre palline colorate, quelle verdi e quelle gialle, ma queste le useremo soprattutto in terza e in quarta, quando sarete grandi. Fino alla quinta continueremo a fare l'abaco. Quindi non preoccupiamoci se non abbiamo lo strumento a casa, anzi, cogliamo questa bellissima occasione che siamo a casa per fare qualcosa di manuale e che ci ricorderemo per sempre. Pronti? Allora, questo era solo per farvi vedere qual è quello originale e vediamo come lo costruiamo noi oggi. Materiale occorrente: pasta. Vi piace la pasta a voi? A me un sacco. Non una pasta qualsiasi, bimbi. Quello che serve sono le mezze maniche, più o meno di questa dimensione. Io avevo questa marca in casa, ma va bene qualsiasi marca. Insomma, se la mamma, quando andate a fare la spesa, o la mamma o papà vanno a fare la spesa, si possono comprare le mezze maniche se non le avete. Rotolini della carta igienica, questi li avete per forza, quando andate in bagno. Quindi ricordatevi che quando finisce il rotolo della carta igienica non buttatelo via, ma tenetene due. Un pochino di scotch, e questo ce l'avete. E poi servirebbero dei bastoncini per fare tipo queste asticelle, ok? Allora, quello che io avevo in casa era questo, delle cannucce, ok, che sono abbastanza rigidine, oppure questi bastoncini tipo per fare gli spiedini, Questi qua, se non li avete, non li trovate, non preoccupatevi, mamma e papà, tranquilli e sereni, anche i bimbi, trovate il modo per fare un bastoncino in casa, magari avete o un gioco con un bastoncino così, oppure prendete un po' di cartoncino e lo fate voi, ok? Non preoccupatevi, l'importante è che deve essere più o meno un bastoncino. Poi cosa avevo io? Avevo le tempere perché ogni tanto faccio qualche pittura con mio figlio. In modo particolare mi servivano la rossa e la blu. Per fare che cosa? Guardate un po' che l'ho già preparato questo, se no facevamo un video lungo un quarto d'ora, anzi anche mezz'ora forse. Mio figlio è stato bravissimo, mi ha dipinto la pasta rossa e blu. È un rosso un po' strano che sembra un più rosa, però vi posso assicurare che ha usato il rosso, ok? Il rosso e il blu. Quanti ce ne serviranno secondo voi? Vediamo se siete stati attenti. 9, perché qui ci andavano 9 palline, giusto? Allora, se qua ci stanno 9 palline, voi dovete colorare 9 maccheroni di rosso e 9 di blu. Se non avete le tempere, no problem, prendete il pennarello e guardate che vengono anche con il pennarello, ve lo faccio proprio vedere. Guardate un po', basta fare un po' così, con un po', anzi guardate, viene ancora più rosso rispetto a quello fatto con quella tempera, ok? Quindi vi mettete con un pochettino di impegno, tanto il tempo ce l'abbiamo a casa, vero? Non sappiamo come far passare questo tempo, noi ci coloriamo i maccheroni, ok? Poi aspettiamo che si asciughino un pochettino,
Una volta che sono asciutti li useremo. Quindi primo lavoro da fare è preparare le mezze maniche colorate o con la tempera o con i pennarelli, va bene uguale. Dopo che avete preparato queste mezze maniche, cosa dovete fare? Prendere questi rotolini di carta igienica e dobbiamo attaccarci un bastoncino, ripeto, o quello dello spedino o una cannuccia o qualsiasi altra cosa che potete costruire anche voi, usate un po' la vostra fantasia, ma queste due cosine forse riusciamo a trovarle, forse anche in casa. Prima di attaccarlo con lo scotch, guardate cosa dovete fare. Dovete vedere quante mezze maniche ci stanno dentro per fare in modo di creare come qui, che fino a 9 dopo non ce ne stanno più. Allora proviamo insieme. Io adesso, vabbè, se volete prendo anche direttamente quelle colorate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sì, più o meno, ecco, vedete? Se lo mettete più in alto, dopo va a finire che voi ce ne mettete 10, ma 10 non ci possono andare, poi ve lo spiego il motivo, ma non oggi. Così, fino a 9, una volta che avete trovato la misura giusta, ok, potete anche farci un segnettino con il pennarello qua sotto, ecco qua, fate un segnetto, ok. Io in realtà ne avevo preparati 10 di maccheroni, poi vi spiego bene perché. Allora, guardate, ci fate il segnetto, ci mettiamo un pochettino di scotch nel punto del segnetto, ecco qui, mettiamo un bel po' così siamo sicuri che sta bello rigido. Ecco qua, questo sarà il nostro abaco che ci rappresenta le unità, ok? Ecco qua, qui davanti ci andiamo a scrivere con il pennarello la parolina, la letterina U, perché queste sono le unità. Fatto questo, preparo quell'altro. Questa volta l'altezza la posso già confrontare rispetto a questo qui che ho appena fatto, ok? Quindi li faccio più o meno della stessa altezza. Ecco qui, mettiamo un altro pochettino di scotch, magari sullo scotch se volete essere tranquilli, se non riuscite a staccarlo vi fate dare una mano dalla mamma e papà, ok? Adesso io ci faccio solo 3 giri, voi ne potete mettere anche un pochettino di più, così lo rinforzate bene e non cade. E qui dentro ci scriviamo DA, che vuol dire decina, DA. Ok? Queste sono le età. Ecco che abbiamo costruito il nostro abaco in questo modo. Qui andiamo a mettere le palline, o meglio le mezze maniche che rappresentano le decine, ok? E di qua andiamo a mettere le mezze maniche che rappresentano le unità. Ok? Allora andiamo un po' a leggere questo numero difficile. 1, 2, 3, 4, U e 1, 2, DA. Questo sarà un numero grande che fra poco andremo a studiare. Ve lo dico sottovoce, sarà il numero 24. Guardate un po' qui, ne avevo messi anche qui. Guardate, questo rappresentava il numero 7 perché ci hanno messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palline blu. Questo era il numero 10 perché il numero 10 si scrive con l'1 rosso e 0 palline blu. E questo ancora è il numero 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2 palline rosse. Allora, bimbi, al momento vi chiedo solamente di costruirlo. Poi in un prossimo video vi spiego bene anche come facciamo ad arrivare alle unità e alle decine. Adesso però costruiamolo, ok? Bene. Sono sicura che verranno bellissimi. Poi se avete delle idee ancora più belle delle mie per costruire un abaco, fatemele sapere, mandatemi un messaggio, un video, che così io so come avete costruito il vostro abaco. Ci tengo, ok? Affare fatto? D'accordo, bene. Vi mando un bacio grandissimo e buona costruzione. Mi raccomando, usare bene le vostre manine.
le vostre tutte cose che trovate a casa, e sono curiosa di vedere cosa verrà fuori. Ciao bimbi, un bacio, ciao!